Bienville, la prima manifestazione, la prima rassegna di vino artigianale fatta, diciamo, di questo livello in Liguria, Basso Piemonte, dove ci sono 17 microbirifici italiani più noi che con la birra straniera. Poi ci sono 16 stelle gastronomici, c'è un ristorante della villa e ci sono tutte le sere uno o due concerti. Una manifestazione dove la gente deve venire a divertirsi, perché Villa Serra, il parco di Villa Serra di Como, c'è la guida bianca, è un parco già di suo per i bambini, fatto per a prova di bambino, dunque è una manifestazione a prova di famiglia, nel senso che qua si può divertire, uno può venire con la scuola. Io da giovane con i bambini piccoli molto spesso non riuscivo ad andare a molte manifestazioni di birra da appassionato, perché con la famiglia invece qua abbiamo questa opportunità di portare tutta la famiglia. Faremo anche per i bambini piccoli tutti i giorni per tornare, che è un po' di la testa di cenni, sono un sacco di invece per i più grandi cenni sono un'eccellenza di microbirifici che abbiamo cercato in giro per l'Italia, ce ne sono 17, dove ognuno presenta tutta la sua gamma praticamente. Inoltre sabato e domenica faremo dei laboratori, due laboratori a sabato e due la domenica, che li condurrà Lorenzo Dabbo in arte guascia, che è un po' il basso rosso della artigianale, il maggiore esperto di artigianale, forse anche in Europa. La nostra manifestazione è mirata sull'artigianalità delle birre italiane. Noi vogliamo portare tanta qualità italiana all'interno del nostro paese e quindi stiamo puntando molto sul discorso delle birre, che è un fenomeno che sta nascendo da qualche anno, e noi siamo molto intenzionati a portarlo in giro per l'Italia, a far conoscere prodotti, birrifici, gente, qualità soprattutto della nostra artigianalità italiana. Ecco. Birrifici in questo caso ne abbiamo 18, che sono i più quotati a livello nazionale. Abbiamo anche un beer shop il quale porterà anche birre internazionali, perché oltre al nazionale abbiamo anche vari prodotti appunto che arrivano dall'Europa, Belgio piuttosto che Germania e così via. E più abbiamo coinvolto anche tante gastronomie locali, liguri, focaccerie e soprattutto tante gastronomie che arrivano da tutta Italia. Abbiamo coinvolto anche gruppi musicali per fare in modo che ci sia tante persone, soprattutto ragazzi, giovani, gente anche di una certa età, la quale viene qui per bersi una buona birra, mangiarsi un'ottima gastronomia e sentire della fantastica musica. Ecco. Compendio perfetto per la birra, la focaccia tipo Recco. Come si fa? Una pomace semplice, una sfoglia. Io non c'entro, io intanto di farina, olio di farina extra vergine, un pochino di sale. E poi viene fatta una sfoglia come fondo, un bel quantitativo a seconda dell'anno di crescenza, mostra chilo, chiamiamo la crescenza che è un po' più internazionale, e poi un'altra sfoglia appena appena più sottile la metti sopra e poi la metti in forno per 7-8 minuti a 320 gradi, 320 gradi più o meno. Questo è il tutto. E poi ci vuole l'acqua di Recco, non scherzo, ci vorrebbe l'acqua di Recco. L'impasto comunque è semplice, farina, acqua, olio extravergine, un funetto di sale, non c'è altro, non ci sono lieviti, non c'è altro. È una cosa completamente naturale. Olio buono, extravergine, possibilmente ligure, visto che abbiamo l'olio in questa regione. C'è una scuola di focaccia. Tra Recco, Camogli, Avenio, Soli, diciamo, la focaccia di Recco è nata nel territorio, E poi la caratteristica penso che sia proprio il formaggio che viene prodotto con latte nelle valli liguri. Con una certa sapidità, una giusta sapidità, a quel punto esce fuori un prodotto valido.